saluto per l'Abruzzo, tanti auguri. A creare maggiore apprensione il concerto di San Silvestro nella location dell'area di risulta, individuata dopo le perplessità legittime della questura che aveva ritenuto inadeguato lo spazio in Piazza della Rinascita, un po' per la presenza di alcune strutture di luci d'artista che ne avevano ridotto la capacità e poi per il richiamo dell'artista, il rapper milanese J-Ax, che avrebbe concentrato su Pescara migliaia di appassionati. L'esame tuttavia è stato pienamente superato dall'amministrazione comunale e da tutto lo staff dell'organizzazione. Affluenza timida all'inizio, ma poi dalle 23.40 circa fino alla fine del concerto, poco dopo l'una, l'ampia porzione di parcheggio dell'area di risulta è stata totalmente occupata dai circa 35.000 spettatori che hanno brindato l'arrivo del 2019 sulle note delle più famose canzoni di J-Ax. Evento preceduto da una serie di performance di artisti locali, tra i quali Dario Barbarossa, che ha proposto il suo brano dedicato a Jennifer Sterlecchini dal titolo Jenny, e che ha poi visto l'intervento intorno alle 23.45 di Vincenzo Olivieri, il quale insieme alla madrina della serata, Federica Peluffo, ha dato il via al consueto canta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, auguri! Auguri, buon 2019! Auguri! Grazie a tutti! Auguri! Grazie! Siete stati magici! Di nuovo, vai, 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 vai! Sulle mani con i telefonini! Vai Vincenzo, riprendi questo spettacolo! Riprendi questo spettacolo! Auguri a voi, auguri a voi! Grazie per questo regale, grazie per questo. Abbiamo fatto davvero un grandissimo lavoro. Vedere oggi la città con oltre 30.000 persone che ballano all'interno dell'area risulta in maniera totalmente tranquilla, senza nessun rischio, è davvero un grande risultato e una grande soddisfazione. Te lo dicevo prima, siamo riusciti a rientrare nelle prime 7 città che fanno degli eventi, del tempo libero, dell'organizzazione delle manifestazioni, una vera e propria mission di governo, e questo è un dato straordinario. Io credo che non solo la nostra città, ma la nostra provincia, la nostra regione debbano investire fortemente, fortemente su questo settore, perché può rappresentare il futuro, e non è una frase fatta o retorica, ma è davvero un modello di sviluppo che significa anche economia. Strutture ricettive, sold out e persone provenienti da tutta Italia anche per il concerto del 1° gennaio, questa volta a Piazza della Rinascita, del cantautore romano Daniele Silvestri. Sfidando il gelo con una temperatura di almeno 5 gradi centigradi, in 15.000 hanno assistito alla serata preceduta dagli interventi di alcuni artisti locali, ma soprattutto di Germano D'Aurelio in arte Induccio, ed è stato proprio lui a verificare la provenienza degli spettatori, Marche, Lazio e perfino Basilicata, tanto da fargli sorgere il dubbio se si trovasse a Pescara oppure no. Salirò tra le rose di questo giardino, e salirò fino a quando sarò solamente un ricordo lontano. Due giorni intensi dunque, dove tutto è filato liscio anche grazie all'esercito di volontari, circa 250, che insieme alle forze dell'ordine hanno garantito la totale sicurezza. Qualche piccola polemica sui social per la mancanza di indicazioni sulla comfort zone per i disabili, dalla quale peraltro la visuale non sarebbe stata delle migliori. Tuttavia il bilancio è certamente positivo in vista di altri appuntamenti come il concerto del 1° maggio, che potrebbe anche questo tenersi all'area di risulta, prima che venga aperto il cantiere per la sua riqualificazione. È grande successo anche per la diretta di Rete 8, che ha registrato come tradizione un boom di ascolti.